Benvenuti, in questo video proviamo la nuova Dream Machine di Luma AI per generare video partendo da prompt di testo tramite l'intelligenza artificiale. Nell'ultimo periodo sono usciti diversi servizi che propongono la generazione di video partendo da testo. Ne avevamo provati alcuni già in video precedenti che generavano dei risultati già molto interessanti, ma ancora non molto utilizzabili in quanto poco precisi. Tuttavia, nell'ultimo periodo sono migliorati molto, sono stati anche annunciati dei servizi come Sora di OpenAI che sembrano generare dei contenuti veramente di altissima qualità. E quindi contemporaneamente stanno uscendo anche altri servizi. In particolare Luma AI, già noto come servizio per creare delle scansioni 3D e per altri tipi di servizi, di cui tra l'altro parleremo in video appositi, ma ha appena lanciato questa Dream Machine che invece permette proprio di creare video. Quindi basta andare per provarlo su Luma AI Dream Machine per vedere alcune preview di quello che può fare, con anche un po' di differenti tipologie di video e di ispirazione, quindi più realistici, più creativi, fantasy o più stile cartoon. E ovviamente è possibile provarlo semplicemente cliccando qui e facendo un login, ad esempio con il proprio profilo di Google. Nel mio caso io avevo già un profilo per i servizi precedenti e la pagina adesso è molto semplice, è appena stato lanciato, e la cosa interessante è nel senso che le generazioni dovrebbero richiedere circa 120 secondi per la creazione. Ovviamente, essendo appena stato lanciato, viene anche detto che potrebbero esserci tempi maggiori, visto che in molti lo stanno utilizzando per provarlo. Non ci sono particolari opzioni e sono a disposizione nella versione gratuita 30 generazioni per mese. Poi ci sono i prezzi degli altri pacchetti che volesse passare ai profili a pagamento. Facciamo quindi subito una prova. Partiamo con qualcosa di molto semplice, vediamo cosa genera. Come primo prompt, come faccio sempre quando devo testare degli strumenti generativi di immagini o video, proverò a chiedergli un orso che indossa una tuta spaziale. Proviamo a non dargli nessuna indicazione, partiamo con qualcosa di semplice e vediamo che cosa genera. Intanto ha messo in coda di caricamento, vedete che da circa un minuto come previsione, ovviamente potrebbe essere leggermente diverso il tempo in questa prima fase. Ha finito la generazione, in realtà ha messo molto più tempo. Andiamo a vedere il risultato. Effettivamente è venuto molto bene, ha scelto uno stile realistico, quindi l'effetto è molto particolare, non avendogli dato nessun'altra indicazione. Il soggetto è inserito in un campo. A questo punto fare una prova diversa, magari proviamo a dare qualcosa di cartoon e gli chiediamo uno stile cartoon di un mostro simpatico che fa shopping al centro commerciale. Vediamo cosa può venire fuori da questa richiesta. L'ha messo in coda, quindi attendiamo per vedere il risultato. Mentre calcola, potete vedere ad esempio un'altra prova che ho fatto in precedenza, dove ho chiesto una ripresa più realistica di un drone che vola sopra una città italiana della Riviera stile Genova. Ed effettivamente ha creato qualcosa di verosimile, soprattutto la parte più in secondo piano sullo sfondo, che ricorda molto questa parte, diciamo, di Riviera. E tra l'altro notavamo anche il fatto che la ripresa ha il movimento di camera tipico del drone, anche poco preciso, questo pan della camera un po' improvviso verso la fine del video. Ecco che ha generato la nostra scena, possiamo vedere, e abbiamo sì questo mostro all'interno di un più che altro un supermercato. Ci sono evidenti problemi sulle persone sullo sfondo, c'è tipo una mezza persona che fluttua nell'aria se guardiamo bene, però è interessante, nel senso che anche il mostro ha dei movimenti che sono una via di mezzo fra un film della Pixar e i Muppet. Comunque una prima versione è sicuramente meglio di altri strumenti che abbiamo provato in passato. Se vogliamo scaricare il video, in basso abbiamo il direct link all'MP4, quindi poi lo possiamo scaricare ad esempio cliccando col tasto destro. In questa versione, probabilmente anche perché non è la versione a pagamento, la qualità ovviamente dei filmati è abbastanza bassa, è anche molto compresso proprio il file MP4 che genera. Facciamo allora a questo punto ancora una prova utilizzando questo pulsante che ci permette di importare delle immagini. Lo proviamo live insieme, nel senso che non l'ho ancora testato, e proviamo a dargli ad esempio un quadro di Salvador Dalí. Ecco che l'immagine è stata caricata, probabilmente trasferirà o cercherà di trasferire lo stile su il prompt
che gli stiamo dando. Questo è il risultato. Vediamo che ha cercato di animare il dipinto. In realtà ci è riuscito abbastanza bene, anche considerando il fatto che comunque si tratta di una cosa astratta, e ha mantenuto lo stile sulle parti che ha creato da zero. A questo punto possiamo fare una veloce prova per concludere con un altro dipinto. Vediamo qualcosa di un pochettino più definito come stile, per vedere come si comporta. Proviamo adesso con queste nuove immagini e vediamo che non è possibile crearla senza inserire un prompt, quindi probabilmente dobbiamo dargli almeno delle indicazioni sul movimento. Mettiamo semplicemente che la camera si muove verso il soggetto, vediamo se l'animazione segue le indicazioni. Vediamo il risultato. In realtà non ha fatto grandi cose, ha soltanto fatto del dipinto, però ha aggiunto un nuovo soggetto, quindi probabilmente il prompt non gli è piaciuto particolarmente, che però è assolutamente in stile. Quindi a questo punto, prova molto rapida di questo nuovo strumento, sicuramente interessante, sembra avere dei buoni risultati su alcune tipologie, mentre su altre forse ancora è uno strumento che sicuramente deve migliorare. Vedremo le evoluzioni sicuramente nei prossimi mesi. Come al solito, fatemi sapere se il video vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo tutorial.